così abbiamo il nostro intaglio geometrico modificato fatto a un rilievo. Ciao a tutti, bentornati sul nostro video. Oggi ne parliamo di una cosa che serve quasi a tutti. Alle persone, quando cominciano, fanno tanto sbaglio, in modo che quando fanno con semicerchio o con angolare entrano nel quel bordo. Io mo ho fatto apposta in modo per farvi vedere. Vedete? Che bisogna fare per eliminare questo qua? O passare con il coltello a pulire, o se no fare una cosa così, in modo che il vostro disegno sul piano diventa un disegno a rilievo. Vediamo insieme. Allora, prima di tutto prendiamo il nostro coltello per cacciare triangolini, come lo chiamiamo noi, e dobbiamo togliere questo bordo qua. Allora, le due dita sempre reggono in modo che la sgorbia non scivola. Mo non fate il caso, io mo sto a casa per quel maledetto Covid, quindi il tavolo non c'ho quel buono per lavoro. La mano non deve essere mai davanti o laterale o dietro, in modo che si reggiamo la nostra tavola. Allora cominciamo. Dobbiamo fare un taglio. Questo bordo qua ho fatto con una persona con video lezione online, che da oggi abbiamo cominciato video lezione. Perciò per qualsiasi info chi vuole fare un po' di lezione può scrivere su WhatsApp. Sotto il video lascio sempre il mio numero, o potete scrivere tranquillamente. Per le sgorbie, spazi vuoti, insomma, ci abbiamo tutto per intaglio su legno. Allora, il primo taglio abbiamo fatto, il taglio che abbiamo fatto il contorno del nostro disegno. Adesso dobbiamo fare un segno qui e un segno da questa parte qua. Allora, primo taglio abbiamo fatto, quindi mo piano piano infiliamo il nostro coltello. Non dico subito di togliere tutto quanto, potete fare piano piano. Qui c'è il nodo, dovete stare attento se avete il nodo. Certo, chi c'ha più pratica, mo io faccio per quelli che appena cominciano, ma per quelli che già fanno qualche cosa si può fare con un taglio solo. Si fa un taglio, poi ripassi dentro il buco e il pezzo scappa fuori. Ma chi non sa come si fa, io faccio vedere a quelle persone lì. Ma penso che quelli che sanno fare pure. E piano piano da questa parte no, perché va la venatura. Da questa parte cominciamo a intagliare. Qui, come lo vedete, un po' scomodo. Si può prendere
la sgorbia che fa proprio per quel lavoro. Ma devo affilare un pochino perché qui c'è il nodo, riproviamo da quella parte, qui c'è la venatura, se no si può fare così, pezzo per pezzo. Sempre meglio da quella parte qua, perché la venatura va di qua, quindi noi dobbiamo fare il taglio da questa parte qua. Questi sgorbi ci abbiamo 7 pezzi, uno più basso, uno più grande, insomma in kit vanno 7 pezzi di questi sgorbi qua. Piano piano, non dovete avere fretta. Importante che le vostre dita stanno sempre a reggere qualcosa. Dopo che abbiamo fatto questo, vediamo il sporco. Prendiamo il nostro coltello. E ripuliamo. E adesso dobbiamo riposare da questa parte qua. Un pochino li abbiamo pulito, dopodiché prendiamo la nostra carta vetrata ripassiamo in modo che li famo arrotondà e vediamo che cosa scappa fuori.
un disegno a rilievo. Così lo potete fare intorno a un cofanetto o qualche altra cosa. Un modo facile, semplice e leggero da fare. Quindi a chi interessa scriveteci su WhatsApp. Per qualsiasi cosa vi spiego tutto. Buon proseguimento a tutti. Ciao ciao.